Comunque, battere questi maestrini è sempre una soddisfazione. Dottor Mike, Yeadon is right. Ci gioca E4 e giochiamo C5. Ah, cavallo F3. Ah, scusami, GM Alessandro, no, mi sono dimenticato di vedere quella linea, anche se non ho capito. Ma la posizione lì è completamente persa, GM Alessandro, completamente. Penso che H per G6 vada bene uguale. Davide Vincenzi, grazie mille per la sub, ti vogliamo un gran bene. Ciao Nink. Allora, ci gioca questo pseudo gambetto wing, non so come definirlo. E ok, interessante questa versione. Vabbè, possiamo dargli importanza, non lo so, possiamo fare E6. Non so, E6. No, E6 fa un po' schifo, no? Mangia. Mangia di alfiere D4. The Dream. Facciamo B6. Sì, allora ragazzi, il torneo è stato bello ieri, è stato un bel torneo. Abbiamo organizzato. Abbiamo, insomma. Matteo, Riccardo, Giuseppe, Daniel e io. Ognuno ha fatto la sua parte, è venuto bene, saranno tutti abbastanza contenti. E secondo me è stata una bomba di torneo. È stato veramente figo. Poi non sono io che devo giudicare, io per me è andato bene. Poi bisognerebbe chiedere ai partecipanti, se c'è qualche partecipante che può darci dei suggerimenti, delle critiche, dei pareri. Però secondo me è stato figo. Maestro, la prossima partita puoi giocare un Morra da nero a colori invertiti. Grazie mille. Saverio, lo banniamo penso per 8 ore dopo questa richiesta. Un morra da nero? Cosa vuol dire? Ma io non ho. Veramente, ragazzi, io penso che mi. Vabbè, Saverio ormai è un troll dichiarato, no? Non penso che nessuno dei suoi messaggi abbia mai avuto senso. Ovviamente si scherza, Saverio. Un morra da nero a colori invertiti mi fa tiltare completamente. Ok, arrocco. La posizione è interessante comunque qua, eh? È bella sta posizione. C'è un sacco di squilibri. Il nero è un pedone in più al centro, il bianco ha delle difficoltà di sviluppo, però è già arroccato, c'ha questo pedone al centro, insomma, un po' di roba, no? Ho donna C7 e torre C8, che sembrano case naturali per i pezzi, questo non so dove metterlo. Qua, qua, qua o qua, non so, o qua. Cavallo pazzo, finché non ci giocano D4 la vedo molto dura. Poi questa cosa del far. Mi dimentico sempre cos'è, tra l'altro. Ah, il Budapest con cavallo E4. Vabbè. Vi piace vedermi perdere, eh? Infami. Ok, D3. Questo alfiere è una bomba. E ragazzi, lo famo strano. Oggi facciamo una mossa veramente borderline. G5. Preso chess.
Stai rischiando. Cazzo di teoria è questa? A Croc, sì, ho sentito. Non... Secondo me, no. Non ce la fa. Però, non so, potrei sbagliare. Ma non. Io non credo che ci possa arrivare neanche vicino. Bravo, bravo Ciruzzo. A Crocco? Addirittura, sì, addirittura. Ma perché, cioè, adesso io non lo conosco tanto come giocatore, però, cioè, non penso sia tanto distante dal mio livello, onestamente, e a livello di grande maestro, raga, io non lo vedo neanche col binocolo. Cioè, per me è proprio impossibile. Adesso, anche assumendo che lui sia un po' più forte di me, non c'è proprio paragone. Se vi piacciono gli scacchi, vi piacciono i miei video e volete capirne di più, date un'occhiata alla sezione EduPlus qua su YouTube, che dà l'accesso a una video lezione a settimana che va ad aggiungersi a decine di video lezioni fatte da me. Trovate tutto quanto in descrizione, vi aspetto e buon video ragazzi! Poi, cioè, è una mia sensazione, non sto. Cioè, magari quelle poche volte che ho avuto la l'ho visto per poco tempo, effettivamente non sono sufficienti per dare un'opinione sensata. Però, questo è quello che penso. E poi, cavoli, c'è un canale che gli occuperà un sacco di tempo, cioè adesso non, cioè io mi rendo conto quanto sia lo sbatti per tirare avanti questo canale mio. Immagino il suo, cioè l'impegno sarà anche con un bel po' di più, immagino. Non so bene cosa fare, perché cavallo E4. Ok, è un pericolo, ma neanche così grosso, no? Secondo me non vuole andare in E4, davvero. Vuole andare in C4. Boh, facciamo donna C7. Intanto attacchiamo qua, vediamo cosa succede. Cavallo E4 adesso non la fa perché c'è questo. Oddio, cavallo E4 presa. No, alfiere per non la può fare perché c'è alfiere per E4, quindi. Cosa mi sto perdendo su donna per E5? What? Spero di non essermi perso niente. Il talento dipende anche dalla capacità di memorizzare più partite possibili. Partite giocate possibili. Boh, se non è troppo rilevante secondo me. Hai male, non ci riuscirei mai. Donna per E5, alfiere per G5, F4. Sì, però ho capito, cioè non è che perde se gioca alfiere per G5, però, cioè, perché il bianco sta meglio qua? Cioè, no, probabilmente su questa vuole giocare donna per, però anche qui, cioè, cambio le donne, perché c'è la torre sotto, no? Non posso mangiarmi l'alfiere. Però, ok, minaccia questa, quindi vanno presi provvedimenti seri.
alfiere per E4. Vediamo quale. Esatto, donna per E4 mi sembra più naturale. E ok, però sto bene qua, no? Donna per, torre C8. Aspetta, che c'ha alfiere F6, maybe. C'ha alfiere E7. Semplice, semplice. Il babbano. Sono al lavoro e devo chiudere subito. Però ci vengono a dire che dopo averla vista di persona, darle del lei è difficilissimo. Perché ha davvero un aspetto più giovanile di quello che appare in live. Pado. Grande il babbano. Grandissimo. Alfiere F4 qua. Minaccia alfiere E5, che però stavolta viene controbattuta da F6 abbastanza ragionevolmente. Quindi io direi andiamo a cercare. Cosa andiamo a cercare qua? Quanto è importante questo? Quanto è importante entrare in settima? Quanto è importante? Allora, non so nulla. Ho tutti i pedoni sul nero, la cosa mi irrita un pochino. Però se riesco a tenere questo, cioè se riesco a tenere questo, ti devo dire. Facciamo D6. Teniamo i pedoni. D6, poi torre C8. D4 non è facilmente attaccabile per lui, eh. Ad esempio, non so, torre D1 non lo sto attaccando perché c'è sia E5 sia alfiere F6. E poi prima o poi farò E5 comunque. Lui se gioca E5 è un fenomeno. Non era esattamente quello che stavo per dire. Però E5 ha pochissimo senso, no? In termini di struttura. Mette un pedone sul nero. Mi permette di mettere tutti i miei su bianco. Ok, che attacchi D4, però io ho torre C8 e attacco C2, no? Dovrei essere contento qua. Questo sarà un problema per lui. Gli ha reso l'alfiere molto più passivo sul lungo periodo. E ci sta. Questo non lo so, vediamo. Torre per. Se difende questo è in qualche modo passivo, non so come. Ho torre C4. Certo, Calozzi. Certamente. Ok, vuol fare A5, forse me ne sono fregato un po' troppo perché si attiva. Vabbè, si attiva fino a un certo punto. Mi sto attivando anche io. Mangia, mangia, c'ho sempre torre C7 in caso di scacco. Ma qui non si può minacciare la torre. E prendere un pedoncino. Sì, su alfiere C5 torna indietro, però torna in D2, eh. Se intendevi qua, alfiere C5. Torre D2. Non so che pedone puoi prendere. Ah, forse hai visto questo? Presa presa alfiere D4. Non lo so, forse c'hai ragione. Torre C7. Non so, secondo me sto meglio qua. Non riesco bene a dire perché, ma. Ma ci può stare sta posizione. Ok, ora torre. Ah, però. Non ti prendi torre B2 o torre C5. Ah, perché mangi qua e dopo scacco. Dai, ragazzi! Sveglia, sveglia per favore. Secondo voi non vedo matto in una così, per favore, ragazzi, fate i bravi. Mi sento offeso da questa cosa. Torre B2.
Sì, mi mangia. Mi fate mettere le torri in presa voi, maledetti. Adesso fa scacco. Ah no, aspetta, scacco, c'ho re B8. Non può fare scacco. Sono fortissimo. Ovviamente l'avevo vista. Un campione. Campione. Hai male. Se c'è qualche. Se c'è qualcuno che fa da mod. Banni hai male per il tempo maggiore possibile. Terrorizzato. Ok, ci siamo presi il pedone B e adesso abbiamo un pedone in più, ma. Siamo molto più passivi. Cioè, lui si è attivato in settima, quindi dobbiamo prima annullare questa sua presunta attività e poi giocare per vincere. Oppure, siccome abbiamo finito il tempo, non fare. No. Dobbiamo comunque giocare per vincere. Alfiere di 8 e iniziamo a spingere sto pedone B come dei bastardi. Allora, re di 7 su scacco, alfiere C7. Secondo me torre B8 è stata una mezza porcata. E adesso il mio alfiere si attiva molto bene in C7 e rischia anche. Forse rischia anche di perdere la torre qualche volta, eh. Non so bene come, però qualcosa rischia, non so cosa, ma sta rischiando. Re C7, Re C6. Ok, ci siamo divincolati, perderò tutto il lato di re, ma partiamo come delle schegge col pedone D, eh. Tra l'altro D7 è tenuta, quindi non si può mettere la torre dietro, io faccio D3, D2, D1 e siamo forti. Tipo, torre B2, ora minaccio D2, D1. Penso che lui abbia intenzione di darmi la torre, eh? Silvia, grazie mille per la sub. Ok, re F1 non ha senso. D2, vuol darmi la torre. Il maledetto. Re D6, forse. Re D6 su torre 8, re D7. 14 secondi! Non me la rubare, bastardo. Vabbè, dai. Come fa a rubarmela? Solo per il tempo può rubarmela questa. D2. Ah, torna indietro. Torna in A1? Puoi tornare in A1? Torre A1, torre C2. Torre D1, alfiere C3. E poi. Proietto il pedone D, cioè in premove arriva in B1 questo. Allora, alfiere in C3 copre anche H8. Cos'è torre F1 esattamente? Cosa significa torre F1? Che lui dice torre C1 non la posso fare perché è in presa, no? Quindi bisogna stare un po' attenti. Ok, se mangio vado a donna, frega niente. 8 secondi. No! No, gli ho permesso questa! Vaffan. Che schifo di giocatore. Vergognoso.
Vergognoso. Imbarazzante. Mai, mai una gioia. Rico Rock Bro lo banniamo per ha portato una sfiga micidiale comunque Rico, cioè è incredibile, incredibile. Banniamo subito. Ma tu sei sempre stato così bravo con poco tempo. Lasciato tutto in presa. Da VIP 21, grazie mille per la sub, ti vogliamo bene. Non ha pietà, cioè devono, cioè sei sempre stato così bravo, è come quando hanno chiesto a LeBron, sei sempre stato così forte nelle finali, ne ha perse un miliardo, cioè. E giustamente lui fa, mi stai pigliando per il culo. Sì. Ready 7. Qua in realtà non è più così chiara. Stravinta in nero, stravinta completo. No, dovevo fare B3, dovevo fare altro, dovevo fare alfiere B2. Più difficile però alfiere B2. Alfiere B2, alfiere C1. Alfiere B2 così. Alfiere C3 o alfiere C1. E dritto col pedone. Ma siccome sono così forte, con poco tempo, non l'ho vista. Vabbè, dai, comunque ci eravamo piaciuti. La partita era carina, no? Abbiamo giocato bene, secondo me. Andiamo a vedere sta G5, se poteva avere un senso. Ovviamente no. Andiamo a vedere le visioni. Ok, G5 un po' sospetta, un po' sospetta. Alfiere per D5, alfiere per cavallo D2, cavallo E4. Non me l'aspettavo questa. Donna per F4 subito. Bella F4. Alfiere per E4. Donna per, esatto, leggero vantaggio del nero. Fiere F4, D6, è ok. D5, va benissimo. Torre C... Ah, A6. Bella A6. Concettuale. Madonna Anto. Ragazzi, cioè, voi dite questa cosa dopo che... Cioè, vabbè, Anto, lo salutiamo. Lo salutiamo per sempre, Anto. Vabbè, per forza, no? Per forza. Via anche Anto. Vediamo. Re di 7, A5, torre C8, presa. Torre C7. Ah, sì, giusto. Qua mi sono perso matto in due. Cavoli, era così facile, c'era matto in due. Torre C1, alfiere per C1. Torre per C1, matto. No, non capisco. Non c'era matto in due? Perché non me la fa fare questa? Buggato, chess.com. Grazie Ciruzzo, grazie. G7, H3, torre per V5, scacco. Vabbè, qua c'è stato un susseguirsi di mossoni. Ok, qua è meno 5 in realtà. Vabbè. Mai una gioia.